i tuoi euro. Grande partecipazione ad Altavilla Milicia per la 390esima edizione della festa in onore della Madonna della Milicia. Ascoltiamo il bilancio del sindaco Nino Parisi. Credo che sia stata la festa dove si è registrata la maggiore affluenza. Non so perché, se è stata per la scelta vincente del carro di Santa Rosalia, la curiosità che ha potuto suscitare, o l'attrazione di quei fedeli che sono legati alla Santuzza e anche alla nostra Madonna, però di fatto c'è stato un afflusso incredibile. Qualche decina di migliaia di persone, diciamo. Sì, credo anche di più, che ieri sera solo al concerto di Riccardo Fogli c'erano almeno 5.000 persone, quindi per il resto del paese era tutto pieno, quindi ritengo che quest'anno ci ha fatto veramente il miracolo della Madonna di riempirci il paese di tanta bella gente. E gli spettacoli di intrattenimento che si sposano, diciamo, anche con la fede profonda nella Madonna della Milicia. Ecco, questo crediamo che sia la simbiosi, la sintesi più giusta per superare anche momenti di polemiche, di scontro che ci possono essere stati. No, la festa è un momento solo di pace e allora come questo deve essere vissuto. I momenti di spettacolo credo che siano un omaggio dovuto dell'amministrazione a quei fedeli che vengono qua, tutti i pellegrini che con molto sacrificio si recano al santuario e devono avere anche un momento, chiamiamolo laico, di divertimento, di relax. Ecco, in questo caso l'amministrazione sono orgoglioso delle persone che ho accanto nella maggioranza consiliare e negli assessori per i sacrifici anche economici, al di là dell'impegno proprio fisico che hanno prodotto in questa festa, e quindi siamo riusciti a regalare alla gente una bella manifestazione. Volevo approfittare della circostanza mediatica per ringraziare ancora una volta la città di Palermo, il sindaco Leo Luca Orlando, l'assessore Giambrona e tutti quei sindaci, il sindaco di Ficarazzi, di Bagheria, di Casteldaccia, che ci hanno aiutato con la protezione civile, con i vigili urbani. Dico, avrei da fare mille ringraziamenti. Ne faccio uno di cuore a tutti quanti, grazie, ritornate sempre ad Altavilla, vi aspettiamo molti e numerosi. Alla solenne processione della Madonna della Milicia ha preso parte il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo. Io credo che sia come la promanazione della giornata di ieri, perché il Santo Padre l'ha convocata una giornata della pace, di pregare insistentemente non soltanto la pace nel Medio Oriente, ma abbiamo bisogno della pace nelle nostre case, abbiamo bisogno della pace nei nostri quartieri, abbiamo bisogno della pace nella nostra patria. Sono tanti motivi di tensione, ciascuno di noi ha qualche cosa da perdonare e da farsi perdonare. Qualcosa da chiedere forse anche, qualcosa da chiedere. E soprattutto da chiedere al Signore la grazia che ci aiuti tutti quanti a vivere nei sentieri del Vangelo per poter superare questa crisi che al fondo è una crisi di valore ma che ci tiene tutti quanti come attanagliati nella paura. Quest'anno il fatto di avere ospitato, grazie all'amministrazione comunale di Palermo, il carro di Santa Rosalia ha dato la possibilità all'amministrazione, ma a tutti gli altavillesi, di analizzare le radici di questo collegamento storico, che si fanno risalire al 1636, quando durante il festino di Santa Rosalia i pirati barbareschi invasero il territorio della Milicia e la processione si dovette fermare a Palermo, nel timore che i pirati potessero invadere anche la città. In realtà i pirati sono stati fermati nel territorio di Altavilla e da allora si è fatto una specie di dualismo religioso, cioè così come Santa Rosalia aveva liberato Palermo dalla peste, la Madonna della Milicia aveva impedito ai pirati di invadere la città di Palermo.